Se pensi alla società dei cavernicoli, quella del nostro immaginario, in cui i cavernicoli sembrano bodybuilder e il maschio alfa dominante è quello più grosso, devi sapere quello che l'etologa Franz De Waal ha scoperto studiando gli scimpanzé. L'esemplare dominante, quello al vertice della gerarchia di dominio maschile, che ci resta a lungo in modo relativamente stabile, senza essere brutalmente ucciso da un paio di scimpanzé inferiori nella gerarchia, ebbene, questi è una sorta di buon leader, potremmo dire. Se la cava bene con le femmine del branco, anche prendendosi cura dei piccoli in una certa misura, e non agisce come un imprevedibile tiranno. Non si può eliminare la necessità di essere attratti gli uni dagli altri. È importante, ma è anche un mistero. Ecco un fatto divertente da sapere. Sappiamo che uno dei fattori che determinano l'attrazione è la simmetria bilaterale. Se prendi degli uomini e li classifichi in base alla simmetria dei loro volti, e poi dai agli uomini asimmetrici delle magliette pulite da indossare per un giorno, e dai anche agli uomini simmetrici delle magliette pulite da indossare per l'intera giornata, quindi al termine del giorno chiedi alle donne di classificare le magliette usate in base all'odore, le donne classificano l'odore delle magliette usate dai maschi simmetrici come più attraente rispetto a quello delle magliette indossate dagli uomini asimmetrici. Ci sono tanti elementi che determinano l'attrattiva sessuale, basati su fattori profondamente incastonati nella biologia. In termini di odore, ad esempio, le donne tendono anche a non essere attratte dal profumo degli uomini che hanno il fattore RH del sangue che potrebbe creare danni o problemi nel parto. E spesso la ragione che forniscono per descrivere questo rifiuto è che il profumo di questi uomini gli ricorda il fratello, qualcosa di simile. È pieno di queste cose strane e misteriose dietro ai motivi per cui le persone sono più o meno attratte sessualmente e fisicamente. E credo sia importante tenerne conto quando si parla di relazione matrimoniale. L'elemento immediatamente successivo per importanza è la fiducia. Non esistono relazioni matrimoniali ben riuscite senza fiducia. Ragazzi, dovete dirvi la verità. Carl Jung credeva profondamente al fatto che il matrimonio, come giuramento, come legame, sia profondamente necessario per una ragione molto saggia. Sapete, dire la verità a qualcuno non è una cosa facile, perché ci sono cose di noi che sono abbastanza terribili, fragili o riprovevoli, vergognose, questo genere di cose, ma che in qualche modo devono essere portate allo scoperto, vanno affrontate. Certamente non dirai tutta la verità su di te a qualcuno che scapperebbe via urlando quando gli sveli chi sei, ma il legame matrimoniale è qualcosa di simile a questo tipo di accordo. Io mi incatenerò a te e tu ti incatenerai a me, e poi ci diremo la verità l'uno all'altra, e nessuno di noi due scapperà via a gambe levate. Una volta che sapremo tutta la verità, o vivremo insieme nel tormento reciproco, oppure affronteremo questa verità a schiena dritta, e lo faremo uniti. E questo ci renderà più potenti e resilienti, più profondi e saggi, a mano che progrediremo insieme attraverso la vita. Questo pensava Jung, ed io credo sia profondamente vero, perché se lasciate la via di uscita sul retro aperta, ragazzi, la userete, è sicuro. E c'è il giuramento matrimoniale, che nel commento di Jung ha a che fare con la spiritualizzazione del legame della coppia umana, come quello del matrimonio cristiano. Il giuramento sacro enfatizza la sottomissione di entrambi i membri dell'unione sponsale ad un piano personale più elevato, che è incarnato dalla figura del Logos, il Verbo di Dio. Perciò, nel matrimonio cristiano, c'è l'idea chiara che l'uomo non è il boss, e nemmeno la donna. Il boss è la personalità congiunta che emerge dalla ricerca della verità di entrambi gli sposi, simboleggiata dalla loro sottomissione congiunta al Logos. E questo è assolutamente perfetto, credetemi. Significa che ciò che governa la vita matrimoniale è proprio il vostro sacro voto di dirvi la verità. Perché vedete, nei momenti difficili della vita, quando hai fatto qualcosa di stupido, un'idiozia che potrebbe buttarti a terra, e non hai nessuno a cui appoggiarti, se hai un partner di cui ti fidi, puoi dirgli: sai, ho commesso ad esempio questo clamoroso errore finanziario che mi sta torturando, e mi sento un completo idiota, e corro dei rischi. E il partner è lì che ti sostiene e ti aiuta a capire come affrontare il problema, sapendo che
se capiterà anche a lui o a lei di commettere qualche grossa stupidaggine, perché prima o poi capita a tutti, anche lui o lei potrà appoggiarsi a te e tu l'aiuterai ad uscire. E questa è una gran cosa. Ci sono alcune cose che la nostra cultura non ha proprio compreso. Ed una di queste è che sta svilendo il matrimonio. Pessima idea. Perché il matrimonio è mediamente un terzo della tua vita, anche di più. I figli sono un altro terzo della tua vita. E la tua vita al di fuori del matrimonio e dai figli è il restante terzo della tua vita, per approssimazione. Perdere uno di questi pezzi è un grosso, grossissimo sbaglio. Detto questo, ci sono anche delle persone che fanno a meno di alcuni di questi aspetti, perché hanno una ragione. Magari sono artisti creativi e brillanti, che sentono di doversi votare interamente alla carriera. O sono stratosferici in qualche altro campo e sentono che il sacrificio di una parte di questa triade dell'esistenza in favore di un'altra è giustificato. Ma parlando in generale, è una cosa piuttosto pericolosa e non andrebbe fatta. I bambini ne risentono terribilmente. E i bambini sono deliziosi. Sapete, se i bambini vengono educati bene, uno dei capitoli del mio nuovo libro si intitola Non lasciare che i bambini facciano qualcosa che te li renda odiosi. E si può fare, specialmente se ne parli approfonditamente con la tua sposa, con la controparte che ti sta aiutando a educare i bambini. I bambini sono la migliore compagnia, perché sono pieni di entusiasmo per ogni cosa, adorano fare cose nuove e ti amano veramente. Sono davvero felici se gli sei vicino. Tutto quello che devi fare è assicurarti che non si surriscaldino e che non si raffreddino troppo, che abbiano qualcosa da mangiare e che non si sfiniscano, senza pretendere che restino coinvolti in qualcosa troppo a lungo, più di quanto non siano capaci. Noi portavamo i nostri figli piccoli al ristorante, ad esempio. A 2 o 3 anni riuscivano a stare seduti e comportarsi correttamente, senza problemi, per non più di 3/4 d'ora. Inutile pretendere di più. Ma ho anche scoperto che i bambini piccoli diventano ansiosi e irragionevoli solo una decina di minuti prima che lo facciano anche gli adulti. Gli adulti sono troppo stupidi per accorgersene. I bambini ci arrivano prima. Torniamo al matrimonio. Quando sei in cerca di qualcuno che ti piaccia, da amare, qualcuno da poterci mettere la mano sul fuoco e gli racconti la verità, e in questo modo magari riesci a passare attraverso la vita, intrecciando insieme i fili delle vostre esistenze, creando una corda robusta, una narrazione esistenziale continuativa con dei bambini e poi dei nipoti. Beh, hai messo in piedi una vita, amico. Non c'è altro. Sei stato fortunato se riesci a farcela. Quindi, qual è il mio consiglio ai giovani in cerca di una donna con cui sposarsi e mettere su famiglia? Beh, cercate di sposare una donna che vi sembra potrà essere una buona madre, che riesce a concepire il desiderio di avere dei figli. Alcune donne non vogliono avere dei figli, liberissime. Alcune nemmeno dovrebbero averne, è probabilissimo. Però la regola generale, soprattutto per le ragazze tra i 20 e i 30 anni, è che se non sanno ancora se vogliono o meno avere dei figli, o non vogliono ammetterlo, a meno che non abbiano una ragione dannatamente seria e importante, ebbene, non sono ancora orientate bene psicologicamente parlando. Non sanno distinguere ciò che conta nella vita, il che può valere anche per te, e forse è proprio questo il caso. Ma questa è la regola generale, ed è una buona regola.